Uomini e donne anticipazioni, accade di tutto durante la nuova registrazione. Mario torna ed è subito grande protagonista in parterre. Nelle ultime ore, il dating show più seguito d'Italia, Uomini e donne, è stato scosso da eventi che hanno tenuto con il fiato sospeso i fan del programma. Un episodio particolarmente toccante ha visto protagonista Francesca, l'ex fidanzata di Manuel Maura. La tronista è stata colta da un'improvvisa crisi emotiva durante la registrazione dell'ultima puntata. Dopo aver trascorso del tempo con due corteggiatori in esterne non trasmesse, Francesca ha manifestato evidenti difficoltà ad adattarsi al contesto dello show. A differenza degli altri partecipanti, che sembrano navigare le dinamiche del programma con disinvoltura, lei non è ancora riuscita a trovare la sua dimensione all'interno della trasmissione. Questa situazione l'ha portata a scoppiare in lacrime davanti alle telecamere, suscitando grande preoccupazione tra il pubblico e lo staff. Uomini e donne, anticipazioni, il ritorno di Mario. Di fronte a tale manifestazione di vulnerabilità, Maria De Filippi è intervenuta per offrire conforto e sostegno a Francesca. La conduttrice ha cercato di rassicurare la tronista sul suo percorso all'interno dello show, esprimendo fiducia nel fatto che settimana dopo settimana troverà maggiore agio e spontaneità nelle interazioni con i corteggiatori. Un altro sviluppo significativo riguarda Mario Cusitore, noto al pubblico per essere stato corteggiatore di Ida Platano. Con grande sorpresa dei fan e sotto gli occhi attenti dei presenti in studio, Mario ha fatto il suo ingresso annunciando la sua decisione di partecipare al Trono Over di Uomini e Donne. Sebbene all'inizio Tina Cipollari abbia accolto la notizia con una certa dose di ironia, non ha poi potuto fare a meno di apprezzare il cambiamento avvenuto in Mario sia dal punto di vista fisico che nel modo di presentarsi. Durante la puntata si è anche assistito ad un ballo amichevole tra lui e Cristina Tenuta. Sarà questo l'inizio di una nuova storia? L'ultima registrazione ha dedicato spazio anche alla vicenda tra Barbara De Santi e Matteo. Barbara ha preso la difficile decisione di interrompere definitivamente ogni rapporto con il cavaliere Matteo. Le motivazioni alla base della sua scelta risiedono nei numerosi problemi personali dell'uomo che lo renderebbero incapace al momento attuale di impegnarsi seriamente in una relazione amorosa. Durante lo svolgimento della puntata si è verificato un ulteriore colpo di scena quando Aurora Tropea ha rivelato informazioni compromettenti su Matteo riguardanti le sue presunte preferenze per donne più giovani rispetto alla De Santi. Queste informazioni sarebbe state ottenute da Massimo, recentemente frequentato dalla stessa Aurora ma prontamente negate dall'interessato. Questi intricati sviluppi promettono nuove tensioni ed emozioni nelle prossime puntate del programma televisivo Uomini e Donne, lasciando gli spettatori nell'attesa trepidante delle future evoluzioni delle storie nate sotto i riflettori dello studio televisivo.